Una nuova giornata e buongiorno a tutti quanti voi dal nuovo giorno. Mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo che eviti una spirale di ritorsioni. È quello che ha detto il capo dello Stato Mattarella ieri pomeriggio al presidente degli Stati Uniti Trump in merito alla questione legata ai dazi per l'Italia che dovrebbero partire la prossima settimana. Visto che Trump ha parlato con molta cortesia di questa questione, mi auguro che sia possibile trovare un metodo di confronto collaborativo per evitare uno scambio di provvedimenti ritorsivi tra le due parti. Durante il colloquio, Trump ha inaspettatamente criticato l'Italia per quanto riguarda la vicenda legata alla NATO. Immediata e pronta è stata la replica del capo dello Stato, sottolineando che è importante mettere in evidenza che l'Italia è il quinto contributore dell'Alleanza Atlantica. Una storia di violenza, l'ennesima, ai danni di una alunna disabile è avvenuta in una scuola di Roma, ma questa volta a difenderla ci sono i compagni e le loro insegnanti. È accaduto in una scuola elementare a una bambina da parte di una maestra di sostegno che la picchiava e la umiliava. I compagni questa volta non hanno tenuto l'indifferenza e hanno deciso di agire e, d'accordo con i genitori, hanno chiesto di poter parlare con le loro maestre, le quali hanno raccontato cosa avveniva. Prima la segnalazione alla dirigente scolastica e poi le audizioni protette con i carabinieri. La donna, pur avendo ricevuto una diffida al momento, è stata allontanata ed è questo sicuramente il primo punto di una complessa indagine che nel corso delle prossime settimane potrebbe riservare ancora sviluppi. C'è forte rischio per il futuro delle saline di Margherita di Savoia e delle famiglie dei lavoratori. Il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia ha depositato un'interrogazione diretta al presidente della giunta regionale. 160 dipendenti rischiano il lavoro e tutto questo nel silenzio più generale. Parliamo di una riserva naturale protetta che si estende per 4.500 ettari. Tra l'altro, ricordiamo che è stata pubblicata di recente la notizia del passaggio delle saline a una società francese. Un'operazione, secondo Forza Italia, avvenuta non per acquisizione diretta, ma che è maturata verso una banca italiana. È stato inaugurato il nuovo anno 2019-2020 dell'Università della Terza Età a Foggia. Anna Ricciardi, Telecattolica. L'Università delle Tre Età, l'Uni3 di Lucera, riprende l'attività per l'anno accademico 2019-2020. Per dare il via al nuovo anno, presso il Convitto Nazionale Ruggero Bonghi di Lucera, si è tenuta una serata di presentazione dei corsi, con gli interventi del professor Mario Tibelli sull'Uni3 nell'attuale società e del presidente Giuseppe Ferosi. L'Università delle Tre Età è aperta a tutti coloro che, indipendentemente dal titolo di studio e senza limiti di età, aspirano ad aggiungere vitalità e senso ai propri anni mediante un esercizio metodico delle proprie facoltà mentali e la capacità operativa. L'Uni3 ha una sede a Lucera in via 4 Novembre 38 presso il Convitto Bonghi e sedi distaccate a Volturino e San Bartolomeo in Galdo. Tanti sono i corsi proposti con l'ausilio di docenti ed esperti, dalla religione all'archeologia, dalla letteratura alla medicina. Un'opportunità per chi ha un'età avanzata di riscoprire il piacere della conoscenza e della socializzazione. E prima di salutarvi, vi ricordiamo che ci sono due variazioni importanti per quanto riguarda le rubriche sportive di Sport Report News 24 della nostra redazione sportiva. Le due principali rubriche, naturalmente, li conoscete: Basket Time ed A Tutto Volley. Basket Time cambia collocazione, ma l'orario, le 13, rimane lo stesso a partire da oggi. Quindi, ogni giovedì, Basket Time alle 13 ed ogni venerdì, A Tutto Volley.
qui alla stessa ora per presentare al meglio i campionati di pallavolo Serie B1 donne e Serie C donne. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento con la nostra informazione e come sempre a metà giornata. Grazie e a più tardi.